Professoressa, io le volevo fare una domanda su un intervento chirurgico che si è svolto a settembre 2018 all'ospedale Sant'Andrea di Roma, il primo trapianto di faccia in Italia. Purtroppo poi la paziente ha avuto un rigetto e ad oggi questa donna non ha più un volto, potremmo dire così. Sulla faccia, rispetto a quello che lei ha spiegato delle protesi anche animali, si deve fare secondo lei un discorso diverso da parte dei competenti, di voi intellettuali che lavorate su questi temi? Io direi che per tutti gli organi bisogna fare un discorso particolare. No, pensi, io ho fatto l'esempio del cuore e del fegato, cuore simbolo dell'amore, fegato del coraggio. Si immagini la faccia è la nostra persona, no? Persona in latino significa maschera, quindi la nostra maschera proprio è la faccia, che è quella che dà la nostra personalità. No, diciamo mostrare la faccia, metterci la faccia, è proprio la sintesi dell'io identitario, no? Io ci ho messo la faccia, io sono questo. E quindi è terribile rimanere senza faccia, significa una condizione tragica di perdita di identità. Immagino che metterà una maschera, quindi in questo senso il termine maschera sarà preso proprio nel senso teatrale del termine e non come personalità, come intendeva invece il termine latino.